Buongiorno, vi do il benvenuto a questa seconda giornata del corso di RAS intitolata Program Flow e Memory Management. Dunque, oggi vedremo come fare effettivamente delle cose in RAS, non sarà più un'introduzione, e vedremo anche come RAS gestisce la memoria. Capiremo perché RAS è diventata la prima scelta per così tanti grandi progetti, per così tante grandi aziende. In particolare, vedremo appunto le parole chiave per le keyword per il controllo di flusso del programma, if, loop, while e for. Alcuni di questi termini dovrebbero essere noti. Vedremo come organizzare, come riutilizzare parti di codice tramite le funzioni. Vedremo come raggruppare più valori dello stesso tipo all'interno dei back, quindi dei vettori. E alla fine vedremo come Rust gestisce la memoria attraverso l'introduzione di due concetti sostanzialmente unici a Rust, cioè ownership e owning, ma questo vedremo dopo. Iniziamo dalle cose più semplici, quindi i blocchi if. Cosa sono i blocchi if? Sono costrutti che ci permettono di fare decisioni in base a delle condizioni. Cioè, se la condizione è rispettata, ti torna true, esegui il codice specificato, altrimenti non, e fai continua a qualcos'altro. Praticamente funzionano esattamente come gli if negli altri linguaggi di programmazione, come in C. Queste condizioni sono espressioni booleane, vale a dire o variabili booleane, o confronti tra valori numerici attraverso gli operatori uguale, diverso, maggiore, minore di, maggiore uguale, minore uguale, oppure queste condizioni sono combinazioni di variabili booleane e confronti, combinazioni fatte attraverso operatori logici, l'end logico, or logico, not logico. Si noti come tutte queste cose, gli operatori logici di confronto, sono identici a quelli di C e dei derivati di C. Dunque, se avete esperienza pregressa con uno dei linguaggi di programmazione derivati da C, gli if non dovrebbero essere affatto un problema. Vediamo subito come utilizzare gli if. In questo esempio banale, abbiamo la variabile n, in questo caso vale 42, e come si scrivono gli if? Se if condizione n uguale a 42, tra le graffe eseguiamo il codice. Quindi se la condizione è rispettata, se n è uguale a 42, salviamo il numero e la risposta. Altrimenti, else, graffe, e il codice da eseguire, altrimenti, e il numero non è la risposta. Si noti come mancano le parentesi tonde dopo l'if. Questo perché? Perché non sono obbligatorie banalmente. Si possono mettere, chiaramente si devono mettere quando trattiamo di la precedenza degli operatori, ma di base non sono necessari. Anzi, se li avessimo messi qui, Cargo Clippy, quel programma che legge il nostro codice e ci dice come migliorarlo dal punto di vista dello stile, si lamenta un pochino, dà un warning e dice: io te l'ho compilato, fa quello che deve fare, però puoi anche metterle queste parentesi tonde. Inoltre, come anche ci mettiamo, si possono controllare più condizioni attraverso gli else if, che funzionano alla stessa maniera, cioè si mette else if condizione. Questo è l'esempio di isBuzz, quindi se il numero n è multiplo di 3, multiplo di 5, stampa isBuzz, se è solo multiplo di 3, stampa is, e così via. Dunque, anche qui, molto lineare. Inoltre, i blocchi if possono essere delle espressioni, cioè possono ritornare dei valori. Vediamo nell'esempio, abbiamo una condizione, che in questo caso è true, è vera, e abbiamo una variabile var. Che valore ha questa variabile? Beh, se if la condizione è vera, allora avrà il valore 5, altrimenti 10. E se stampiamo, se eseguiamo questo esempio, vedremo che effettivamente ha il valore 5. Adesso vediamo cose un po' più interessanti, forse.
Cosa sono i loop? Sono costrutti che ci permettono di eseguire codice più di una volta. Rust ha tre tipi di loop. Loop, while e for. Iniziamo dal, probabilmente dal più semplice, il blocco loop. Cioè, cosa fa? Ripete il pezzo di codice specificato per sempre, o finché non crasha il programma, o finché non è esplicitamente fermato. Quindi il costrutto loop è utile quando bisogna ripetere, riprovare un'operazione che sappiamo possa fallire. Nell'esempio, nel rendering story sarà salvato per sempre perché non c'è modo di fermare quel loop. Dunque, come si ferma? Quindi il loop è un while 1 in C, un while 2 in figli altri linguaggi di programmazione. Come si ferma esplicitamente il loop? Attraverso il più grande incubo dei professori di C e di fondamenti di informatica. Great. Vediamo questo esempio in cui vogliamo stampare un 0,9. Il contatore è inizializzato a 0, loopiamo, se il contatore è maggiore o uguale di 10, break. Quindi in quella riga, la riga 6, usciamo subito da loop e termina il programma. Altrimenti, se il contatore è minore di 10, stampiamo un numero e incrementiamo il contatore. Inoltre, come in C, esiste la parola chiave continue, che termina l'iterazione subito, ma non esce dal loop, ma ne inizia una nuova operazione. E quindi... Inoltre i loop, un po' come l'if, possono ritornare dei valori. Dunque, nell'esempio abbiamo un contatore inizializzato a 0, va bene? Variabile value. Che valore ha? Beh, avrà il valore che è ritornato dal loop. Lupa, incrementiamo il contatore, se il contatore è maggiore o uguale a 10, break, valore da ritornare. Dunque, alla fine, value avrà il valore di contatore per 2, counter per 2, cioè 20. E se volessimo i loop condizionali senza break, dato che ci fanno un po' di pezzo, utilizziamo i while. E sono molto semplici anche qui, cioè fin tanto che while la condizione è rispettata, cioè true, esegui il codice specificato. Chiaramente questa condizione è queste condizioni sono espressioni booleane che possono avere valore o solo true o solo false. Esempio, vogliamo stampare 3, 2, 1, vediamo. Contatore inizia da 3, fin tanto che il contatore è maggiore di 0, stampiamo il numero, decrementiamo il contatore. Così 3 volte, e si arriva al contatore uguale a 0 e stampiamo effettivamente. Via. Possiamo scriverlo in una maniera migliore? Cioè, c'è un modo di scrivere loop condizionali che eseguono per un certo numero di volte che sappiamo? Sì, possiamo riscriverlo attraverso i for. Nella pratica i for in Rust funzionano esattamente come i for in tutti gli altri linguaggi di programmazione, cioè eseguono una parte di codice per un determinato numero di volte. Tecnicamente però Rust fa una cosa un pochino più sottile, cioè loopa il codice specificato per ogni elemento all'interno di una, chiamiamola, collezione di elementi. Cosa vuol dire? Vediamo prima come si scrivono i for e poi capiremo meglio. For, variabile iteratrice, quando in C facciamo for int i uguale a 0 e così via, i è la nostra variabile iteratrice, in questo caso è iterator, in questa sequenza. E poi c'è il blocco di codice da ripetere. Riscriviamo l'esempio di prima, quello del contatore 3, 2, 1, via. For counter in 1.4.rev, stampiamo counter, stampiamo via. Se eseguiamo questo codice, fa proprio quello che vogliamo, 3, 2, 1, via. Ma che cos'è quel 1.4.rev? Allora, il costrutto x.y
epsilon, in Rust viene chiamato range, cioè genera tutti i valori tra x incluso e y escluso. Questo vuol dire che 1.4 genera i numeri 1, 2, 3, 4 escluso. Però noi nell'esempio prima vogliamo fare 3, 2, 1. Dunque come facciamo? C'è quel punto ref. Cos'è? È un metodo, diciamo, come una funzione associata ad un range. E che cosa fa? Rev ersa questa sequenza. Quindi noi abbiamo generato 1.4, genera 1, 2, 3, rev quindi diventa 3, 2, 1. Per questo questo esempio funziona. Notiamo una cosa, questa terminologia che ho utilizzato adesso è molto qualitativa, molto poco specifica. Questi range, queste sequenze, come le ho chiamate io, si chiamano in realtà iteratori e sono un argomento molto più complesso di cui parleremo al quarto giorno. Per ora, per un utilizzo basilare dei for, queste nozioni bastano. Vediamo un altro esempio. Vogliamo fare una scaletta di asterischi, quindi la prima riga un asterisco, la seconda due e così via. Facciamo 5 righe. For i in 0.5, cosa vuol dire? Abbiamo la nostra variabile i, che potremo utilizzare dopo, che va da 0 incluso a 5 escluso, 0, 1, 2, 3, 4. All'interno cosa si ripete per 4 volte, per 5 volte? Un altro for j in 0.1 i più 1. Perché questo? Perché noi vogliamo che alla prima riga, che in verità è la riga 0, vogliamo stampare un asterisco. Alla riga numero 1 vogliamo stampare due asterischi. E così via fino alla riga numero 4. E questi erano i for. Parliamo adesso di delle funzioni. Le funzioni sono a tutti gli effetti insiemi di istruzioni che ci permettono di raggruppare, riorganizzare e riutilizzare appunto certe istruzioni al posto di fare CTRL-C, CTRL-V in tutto il progetto. Inoltre le funzioni o sottoprogrammi ci permettono di ritornare dei valori, quindi possiamo delegare dei calcoli alle funzioni e a noi potrebbe interessare solo il valore finale. Le funzioni, questo piccola cosa, le funzioni in Rust possono essere dichiarate sia prima che dopo il main. Dunque non ci sono i prototipi come in C. In C possiamo dichiarare le funzioni o prima del main o dopo il main, a patto che mettiamo i prototipi prima. Non mettiamo i prototipi, non passiamo l'esame dei fondamenti di informatica. Dunque, come scriviamo le funzioni? Le funzioni sono definite attraverso la parola chiave fn, function. Quindi fn, il nome della funzione e parentesi tonde all'interno della quale ci sono i parametri. Dopo parleremo meglio dei parametri. E il corpo della funzione, cioè ciò che la funzione fa, è racchiuso all'interno delle graffe e chiaramente non ci dimentichiamo di chiamare le funzioni quando ci servono. Una cosa sulla nomenclatura. Rust utilizza il cosiddetto snake case, cioè variabili e funzioni devono avere nomi con le diverse parole separate da un underscore. E nel caso non facciate questo, cargo qui, sempre lo stesso programma che guarda il nostro codice dal punto di vista stilistico e ci dà suggerimenti, e si arrabbierà se non facciamo snake case, vi darà molto molto fastidio. Funzione hello world, esempio più che banale. Vogliamo una funzione che stampi hello world. Bene. Parola chiave fn, quindi noi vogliamo scrivere la funzione hello world. Parola chiave fn, poi nome della funzione hello world, tonde con all'interno i parametri, ma qui non ci sono, graffe, codice da eseguire, standard hello world. E poi per chiamare la funzione, scriviamo banalmente il nome della funzione con all'interno dei vari parametri e fa esattamente quello che vogliamo che faccia. Parliamo un attimo dei parametri. Noi possiamo dichiarare parametri per delle funzioni che sono variabili speciali che fungono da
da input per quella funzione. Quando le dichiariamo, quando dichiariamo queste variabili speciali, questi parametri, bisogna esplicitamente dichiarare il loro tipo. Ricordiamo che Rust è un linguaggio scritto staticamente, statico di type. Questo vuol dire nel momento della compilazione ogni variabile ha un tipo assegnato e quel tipo è immutabile durante il corso di tutta l'esecuzione. Dunque, questa regola dello scrivere i tipi e dell'avere dei tipi assegnati si estende anche quando scriviamo in funzione. Come si dichiarano i parametri? Nome del parametro, due punti, tipo del parametro. C'è più di un parametro, se variamoli con le virgole. Facciamo un esempio di utilizzo dei parametri. Abbiamo il main, due variabili A e B, vogliamo calcolare, vogliamo stampare alla seconda più B alla seconda quanto fa. Scriviamo una funzione. Come si scrive una funzione? Parola chiave fn, nome Pitagora, parametri A, che è un i32, quindi un intero 32 bit con segno, B, un i32, sempre un intero 32 bit con segno. Cosa fa la funzione? Stampa alla seconda più B alla seconda quanto fa. E in questo caso stampa 100. Possiamo ritornare dei valori. Le funzioni possono essere molto utili per spostare una parte del calcolo alle funzioni, così che miglioriamo veramente la leggibilità e otteniamo anche la possibilità di riutilizzare parte del codice. Come si specificano le funzioni, cioè il ritorno di valori delle funzioni? Dobbiamo specificare che tipo di valore questa funzione ritorna. Come si fa? Si mette freccia, quindi dash maggiore di time. Anche qui questo segue la logica dello static type di Rust, quindi non è come JavaScript o in Python in cui le funzioni possono fare un po' quello che vogliono. E chiaramente se vogliamo ritornare qualcosa dalle funzioni, dobbiamo ritornare qualcosa dalle funzioni. Se di base per ritornare un valore da una funzione utilizziamo la parola chiave return con a fianco il valore da effettivamente ritornare. Ma se l'ultima istruzione prima dell'ultima graffa che chiude il corpo della funzione, se quell'ultima istruzione è ciò che dobbiamo ritornare, allora possiamo omettere la parola chiave return e dobbiamo in tal caso omettere il punto e virgola alla fine. Con l'esempio sarà un pochino più chiara questa ultima cosa. Cambiamo l'esempio di prima di Pitagora. È bene sempre separare il calcolo dallo stampare il risultato del calcolo. Quindi abbiamo sempre due variabili A e B, abbiamo un'altra variabile, rest, che assumerà il valore di ritorno della funzione Pitagora, che sono come parametri A e B. Cosa fa la funzione Pitagora? Allora, fn è una funzione chiamata Pitagora, ha i parametri A e B, si noti la freccetta i32. Quindi questa riga, la riga 10, ci dice in pratica, ok, Pitagora è una funzione che ha questi due parametri e che ritorna questo, un piccolo riassunto di cosa fa la funzione. E alla fine, all'interno del corpo della funzione c'è soltanto una riga. A per A più B per B, alla seconda più B alla seconda. Si noti che manca la parola chiave return e soprattutto che manca il punto e virgola. Se ci fosse stato il punto e virgola, quello non sarebbe stato un return statement. Cioè, no, la funzione non avrebbe ritornato nulla e il compilatore si sarebbe arrabbiato. Facciamo un ulteriore esempio introducendo anche il concetto di ricorsione, cioè del chiamare una funzione all'interno di se stessa. E facciamo un esempio tipico della ricorsione, cioè il calcolo dei numeri di Fibonacci. Vogliamo calcolare l'ennesimo numero di Fibonacci. Ok, n è uguale a 4 in questo caso, il risultato res è uguale al risultato che ci ritorna nella funzione di Fibonacci, che prende come input una variabile n, che è un numero intero senza seguito, 64 bit, e Fibonacci, quella funzione Fibonacci, ritorna un numero, un valore, un 64, anche lì un intero senza segno da 64. Cosa fa la funzione Fibonacci?
se n è minore o uguale di 1, ritorna 1. Si noti, il return è a metà del corpo della funzione, quindi è un early return. Non è il valore che ritorniamo non è alla fine del corpo della funzione. Ok, questo succede se n è minore o uguale a 1. Se altrimenti n è maggiore di 1, cosa succede? Calcoliamo Fibonacci n meno 1, lo sommiamo a Fibonacci n meno 2 e ritorniamo quel valore. Di nuovo, non c'è la parola chiave return e non c'è il punto virgola alla fine. Questo perché, è vietato non mettere il return alla fine. No, qui abbiamo potuto mettere ritorno Fibonacci n-1 più Fibonacci n-2, punto e virgola. Ma Cargo Clippy, sempre lo stesso, si lamenta e ti avvisa: io te l'ho compilato, fa quello che deve fare, fa quello che vuoi che faccia, però puoi migliorare la leggibilità. Quindi, togli ritorno con il punto e virgola. E con questo abbiamo terminato la parte facile della giornata di oggi. Adesso Andrea continuerà. Bene, sì, allora parliamo di array slice vettori. Che cosa sono? Sono essenzialmente i tipi per utilizzati più spesso in Rust per gestire collezioni di oggetti tutti omogenei, quindi su tutti nello stesso tipo, appunto omogenei. E importante, nessuno di questi è semplicemente un puntatore. Adesso, se voi arrivate da C, sapete che il modo più generico di gestire più di un oggetto è di allocare un puntatore con malloc e ricordarsi semplicemente che questo punta a più di un oggetto, lo potrete indicizzare. Questo in Rust, diciamo, non ci piace, è un po' troppo unsafe, quindi in Rust si utilizzano questi tipi di collezioni, però ce n'è tre. In C usate invece solamente un puntatore. Quindi quali sono le differenze tra questi? Perché dovreste scegliere una rispetto all'altra? Prima di arrivare a questo, una premessa: tutte queste collezioni hanno una funzionalità che si chiama bound checking, che essenzialmente controlla che i vostri indici siano effettivamente in bounds, cioè tra il primo e l'ultimo elemento della collezione. Questo è molto importante perché quasi sempre le nuove vulnerabilità che vengono scoperte hanno a che fare con un mancato controllo di questi bounds, ovvero un accesso a un elemento che non fa parte della collezione ma fa parte di qualcos'altro. Ad esempio, potrete avere un puntatore con le stringhe che sono i vostri nomi utente, un puntatore con le stringhe che sono le vostre password, fate questa architettura per favore. Poi qualcuno riesce a fornirvi un indirizzo, andrete a cercare quell'indirizzo nell'array dei nomi utente, ma è oltre la lunghezza, e quindi andrete a leggere dalle password e fornirete al vostro utente la sua password, che è sicuramente un'architettura molto, molto buona da avere. In Rust questo non può succedere, vengono controllati tutti a runtime, ma questo non sarà un problema di prestazioni. Beh, in realtà no, c'è linkato un articolo che fa vedere delle misure, la differenza è tra i margini d'errore della misura, costano veramente molto poco i bounce check. Bene, per dare una motivazione per introdurre questi tipi, vediamo un po' i problemi che i puntatori hanno in C. Perché non dobbiamo continuare a usare i puntatori, magari aggiungere i concept checking e basta? Beh, questo codice C ha delle sue peculiarità. Vediamo dei parametri: int puntatore a 1, int a 2 è un array di 5 elementi, e all'interno della funzione dichiariamo un int a 3 con 5 elementi. Adesso, chi è che se la sente di predire quali sono i valori di S1, S2, S3, cioè size of A1, size of B, A2 e size of A3? Scommesse? Due di queste sono uguali, il terzo è diverso. Beh, probabilmente vi aspettavate che int A2 con 5 elementi e int A3 con 5 elementi fossero uguali. In realtà questo non regge in C,
In C, S1, la dimensione di A1 è 8 byte, cioè la dimensione di un puntatore. Int A2 con 5 elementi è ancora un puntatore, è 8 byte. Ma questo non potete saperlo se non ricordando che un array, quando viene passato a una funzione, decade a un puntatore. La sintassi non ve lo dice. Infine, A3 ha esattamente 20 byte, che è la dimensione necessaria a contenere i suoi elementi. Un appunto su questo, GCC compila questo secondo pezzo di codice senza warning. Int puntatore più vuole null, int array ha tre elementi e lo passo a un parametro che era dichiarato con 5. Ho abilitato i warning, non mi ha detto niente. E non chiedetemi niente dei VLA, pessima idea. Ok, cos'ha invece Rust al posto degli array? Rust ha gli array, però questa volta sono implementati bene. Cioè, avete un tipo array con una sua lunghezza statica. Lo scrivete con aperta quadra il tipo, punto e virgola la dimensione, chiusa quadra. Quello è il tipo di un array. In questo caso, usize 5 elementi. Ovvero un numero senza segno e ce ne sono 5. Potete usare questo shorthand aperta quadra 0 punto e virgola lunghezza al posto di 0 potete mettere l'elemento prototipo che volete. Questo non fa altro che generare un array di 5 elementi tutti pari a 0. Alternativamente potete utilizzare anche la seconda sintassi e questa è semplicemente elencare tutti gli elementi. Potete poi indicizzare i vostri array con l'operatore parentesi quadre, esattamente come in C. E ricordate che un array è un tipo passato per valore, non come in C, appunto. Quindi quando io alla riga 3 scrivo let C uguale ad A, sto effettivamente inizializzando una nuova variabile in C, che è un array di 5 elementi, tutti contenuti in C, e sto copiando ogni elemento di A nel corrispondente elemento di C. Non sto riferendomi all'array originale A. Chiaramente questo ha dei vantaggi, perché vuol dire che non potete per sbaglio, modificando C, andare a toccare gli elementi di A. Anche degli svantaggi, perché adesso copiare un array costa un po' di più. Anzi, può potenzialmente costare molto. In generale, però, un array è la struttura dati più efficiente per il lavoro che fa, che potete scegliere, perché la sua dimensione è nota a tempo di compilazione. Quindi quei bar check di cui abbiamo parlato prima, ogni tanto possono essere rimossi dal compilatore, se può dimostrare che il vostro indice è entro la lunghezza dell'array. Quindi, se potete usare un array e non avete bisogno di altre funzionalità, usate un array, è la scelta più efficiente. Un'altra feature interessante di Rust rispetto agli array è che i for loop riescono a interagire con gli array attraverso quell'interfaccia che prima è stata introdotta, che sono gli iteratori. Ovvero, da un array possiamo costruire l'iteratore che ci restituisce uno a uno tutti gli elementi dell'array. E possiamo quindi chiamare un ciclo for che li gestisca tutti uno a uno. Appunto, questo può sembrare solamente un po' di zucchero sintattico, no? Possiamo ciclare su un array senza scrivere int i uguale 0, i minore di n, i più più. In realtà questo può essere molto comodo, perché abbiamo eliminato la possibilità di fare un errore off by one e quindi sfogare o leggere un elemento in meno. Tecnicamente potresti omettere anche il punto iter. Il problema è con il concetto di ownership e borrowing. Questo interagisce in una maniera un po' strana e quindi in realtà se scrivete for value in B si mangia il valore dell'array. Invece il punto iter funziona sempre. Questi sono probabilmente la maggior parte dei loop che uno deve scrivere, no? Prendere una collezione di oggetti e gestirli uno alla volta. Chiaramente non sono tutti, però è una buona fetta. Bene,
abbiamo parlato di Algae, ogni tanto però non sappiamo la dimensione dei dati che dobbiamo gestire a compile time. E quindi cosa facciamo in C? Usiamo la nostra malloc, scriviamo decidiamo la nostra lunghezza, allochiamo spazio necessario per i nostri dati, e questo lo possiamo fare solo ad untime. A compile time non sapevamo il valore di 5, in questo caso sì, ma di solito no. Qual è il problema? Il problema è che adesso il mio tipo puntatore, int puntatore arg, non mi dice più il significato della mia variabile, perché si sovrappone al tipo del puntatore che io avrei usato per accedere a un singolo elemento. All'interno del mio programma non c'è nulla che mi dica che puntatore arg ha più di un elemento, invece puntatore p ne ha esattamente uno. Questi hanno significati diversi, ma all'interno del type system figurano allo stesso modo. In più ci sono altri problemi: io potrei dimenticarmi quale lunghezza corrisponde a quale array, e quindi andare a passare valori sbagliati alle funzioni. Quindi una cosa che è buona pratica fare in C è scrivere un codice tipo questo, probabilmente l'avete fatto. Inizializzate, dichiarate una tipo struttura int array che contiene un puntatore agli interi che volete gestire, una lunghezza che chiamiamo count, e gestisce per voi, come voi gestite per lui, la relazione tra il puntatore e la lunghezza. Immagino che questo non stupisca nessuno. Ecco, il problema è che questo adesso lo dovete scrivere per tutti i tipi di dati che volete gestire nel vostro programma. È una bella duplicazione di codice, infatti Rust scrive questo tipo per voi. E lo chiama slice. Una slice è un tipo riferimento, quindi non è più un array che contiene i suoi dati, ma si riferisce a dati che stanno da un'altra parte. Potete crearne una con l'operatore e commerciale reference posto davanti a un array, in modo simile il tipo di una slice si scrive con l'operatore e commerciale, aperta quadra il nome del tipo, chiusa quadra. In più potete anche indicizzare questo tipo, qui non l'ho mostrato, e si indicizza esattamente allo stesso modo di un array con le parentesi quadre, e internamente contiene esattamente lo struct che in C avreste scritto voi, quindi puntatore più la lunghezza. Ecco, la conseguenza di questo fatto è che copiare una slice costa pochissimo, sono 16 byte in memoria. Quindi potete passarla in giro alle funzioni, e questo rende le interfacce piuttosto efficienti. La riga 2 potrebbe stupirvi un pochino, perché all'interno delle parentesi quadre c'è un 3.5. Quello è un range, e all'interno dell'espressione di indicizzazione un range significa prendere una sottosequenza degli elementi della array. Quindi in quel caso stiamo dicendo: vorrei una slice dell'array myArray dall'elemento 3 incluso all'elemento 5 escluso. Possiamo con una slice fare riferimento a della memoria che sta all'interno di un altro oggetto, ad esempio un array. Potremmo anche chiaramente fare come alla riga 1. Quella slice si riferisce all'intero array 1 o 3. Bene, perché dovremmo usare le slice? Appunto, rendono le chiamate a funzione molto comode e anche ragionevolmente efficienti. Quindi qui dichiariamo una variabile, una funzione somma, prende una slice di elementi s, ciascun elemento è di tipo uSize, quindi un numero intero senza segno di dimensione decisa dal compilatore. Dato dalla specifica, uSize è sempre delle stesse dimensioni di un puntatore. Quindi in genere il numero intero più efficiente da gestire.
quello che fa la nostra funzione somma è semplicemente dichiarare una variabile accumulatore, questa è mutabile perché abbiamo accumulato dentro questa variabile, fa un ciclo for val in s, somma il valore all'accumulatore e poi ce lo restituisce, molto, molto standard. Quindi possiamo poi in un ciclo for andare a chiamare questa funzione somma su delle sottofinestre, su delle finestre di lunghezza 3 dell'array data che abbiamo definito qua sopra, e quindi ottenere la funzione chiamata per ciascuna finestra di 3 elementi. In tutto questo non abbiamo mai copiato gli elementi, ci siamo semplicemente riferiti a questi. E in particolare, all'interno della definizione della funzione non appare mai la lunghezza della slice, perché la slice potrebbe avere qualsiasi lunghezza, non abbiamo neanche dovuto chiederla esplicitamente perché è all'interno del tipo. Bene. Detto questo, prima di passare ai vettori, che saranno invece il tipo leggermente più cicciotto rispetto dal punto di vista delle collezioni, parliamo di tuple o tuples in inglese. Io le chiamo tuple perché è più facile. E le tuple sono semplicemente delle collezioni staticamente tipate di oggetti in numero definito a compile time, che però possono essere eterogenei. Quindi possiamo avere questa T, è una tupla che contiene un numero intero con segno isize, e invece poi abbiamo due stringhe, tecnicamente questi sono riferimenti a stringa, e quindi abbiamo 10 hello world, e possiamo accedere ai vari campi T.0, T.1, T.2, e stampa esattamente quello che ci aspettiamo. Notate che T.0 l'intero e le altre due invece sono stringhe. Per questo qui non è non possiamo indicizzare con le quadre come se fosse un array, perché a quel punto uno potrebbe metterci dentro una variabile che a compile time non è nota e non, potremmo non sapere qual è il tipo dell'espressione che esce fuori. Invece T.0 è proprio un nome, non potete usare una variabile che contiene il numero 0. Dovete appunto indicizzare in maniera statica. Perché sono utili le tuple? Perché in generale ci permettono di creare delle interfacce a funzioni che sono più ergonomiche. E appunto qui un esempio: la funzione unconst restituisce un numero intero e anche una slice. Come dovremmo fare a costruire un'interfaccia del genere in C? Perché C chiaramente non può restituire più di un valore alla volta, dovremmo scegliere una delle tante strade poco soddisfacenti che ci offre il linguaggio. La più comune, che si trova nelle librerie standard, come anche un sacco di altro codice, è passare alla funzione un puntatore al valore che ci deve, in cui deve scrivere il suo risultato. Chiaramente, diciamo, non devo dirvi perché questo è scomodo, è semplicemente molto difficile dal punto di vista dell'utente ricordarsi quale puntatore va dove. Oppure potremmo costruire una struttura ad hoc, ma adesso dobbiamo dargli un nome. Invece in Rust semplicemente usiamo una tupla, che è essenzialmente come una struttura in cui i campi non sono chiamati per nome. In questo caso stiamo semplicemente prendendo una slice S e stiamo separando il primo elemento dal resto, e quando andiamo a chiamare la funzione possiamo anche usare questo trucco molto carino che si chiama destrutturazione o pattern matching essenzialmente, in cui prendiamo un valore di tipo tupla che è unconst values alla riga 13 e lo assegniamo a due variabili allo stesso tempo, in cui first si prende il primo valore della tupla, cioè il primo elemento della slice, e rest si prende tutto il resto, cioè in questo caso si prende il secondo elemento della tupla che rappresenta tutto il resto.
Sotto c'è anche un esempio di come mai i vettori sono così comodi in Rust, dove invece in C avevano dei problemi. Perché qui posso passare un vettore per valore dalla funzione cross-product, scusate, voglio dire dei vettori, questi sono vettori matematici ma sono array. Il valore v è un array e viene passato per valore dalla funzione senza definire un puntatore. Da remoto chiedono, quindi t.i è errore? T.i è errore, dovrebbe essere così. Puoi confermare? Dove ti? Alle tue. Sì, no, deve essere statico. Il numero è quello preciso, non può essere dinamico. Okay. La locazione di tutti questi oggetti, tra virgolette, sì, che hai fatto vedere indipendentemente da... Tutto sulla stack. Sì, questi finora abbiamo parlato solamente di oggetti che hanno dimensione nota a compile time. Quindi, ad esempio, abbiamo parlato di array fino a qua. Bene, qui la dimensione è scritta nel primo, quindi questo finisce sulla stack. Per le slice potrebbe esserci un po' di confusione, chiaramente, perché nell'esempio stavo usando malloc, ma in realtà questa slice si riferisce già a qualcosa, che è quell'array 1, 2, 3, che il compilatore conosce e può mettere sulla stack. Quindi il compilatore banalmente vede che ci sono tre elementi e mette sulla stack spazio per tre elementi. Se vogliamo gestire memoria heap, dobbiamo usare un vettore. Non so se ne parlerai nella presentazione, ma mi è parso di non vederlo. Come interagisce mutabilità ed immutabilità nell'array e nelle slice? Se un array è mutabile, allora tutti i suoi elementi possono essere mutati attraverso l'indicizzazione. Se una slice è mutabile, allo stesso modo tutti gli elementi a cui la slice si riferisce possono essere mutati attraverso la slice. E invece se non sono mutabili, se non possono mutare solo gli elementi. No, esatto. Va bene. E ora, prima quando dicevi l'iterazione, no? Sì. Senza passare all'iteratore. Sì. Allora, ora non avevo capito bene. Quindi l'array viene consumato, non è più per sì, esatto. Ma se l'array è immutabile, perché dovrebbe essere consumato? Essenzialmente questo diciamo se lo vediamo dopo non può. Ci arriviamo nella parte 12. Ok, abbiamo le tuple. Chiaramente questo è meglio di un'interfaccia che potreste scrivere in C, passare un vettore con valore è una cosa comoda da poter fare. Adesso arriviamo ai vettori. A che cosa ci serve un vettore? Beh, ogni tanto non sappiamo quanti dati avremo, nemmeno quando iniziamo ad allocare. Ovvero potrebbe essere che la mia collezione di oggetti debba crescere nel tempo. Allora cosa faremo? Duplicheremo ancora del codice, scriveremo la nostra struttura int vector, aggiungendo un campo capacità. Dovremo anche scrivere delle funzioni per aggiungere e togliere elementi da questo vettore e a questo punto forse avete considerato di iniziare a scrivere del C++. Sappiate che help is available, possiamo fare di meglio. E come? Utilizzando un vettore. Ora, Rust ancora una volta scrive l'implementazione di questo tipo al posto vostro. Potete accedere a questa implementazione scrivendo vec con la maiuscola e tra parentesi angolate il tipo. Questo è un caso speciale di una cosa che vedrete più tardi, ovvero non in questa giornata, che sono i generics. Ovvero quello lì è un parametro di tipo che viene passato al vettore. E la peculiarità di un vettore è che questo può allungarsi e restringersi dinamicamente per accomodare più o meno elementi. Potete costruirlo con la macro vec per esclamativo, che fa esattamente
Beh, il bank delle funzioni ha valore semantico, ha valore sia semantico oppure è semplicemente una questione di forma per indicare il set effect? Non ho capito. Back, okay, punto esclamativo. Sì. Il. Yeah. Allora, come avevamo parlato nella prima giornata con Printline, possiamo riconoscere che una funzione, in realtà non è una funzione ma è una macro, tramite il punto esclamativo. E proprio come vengono definite. Non parleremo nel preciso come scrivere le macro, però appunto c'è da notare che il nome delle macro deve per forza contenere il punto esclamativo alla fine. Dopo di quello possiamo mettere parentesi tonde, quadre o graffe, come vogliamo in realtà, e più che altro stile, infatti di mettere print line con le tonde e le quadre in questo caso. Però appunto le macro accettano un po' più. Ok, perfetto. Quindi appunto la macro vec costruisce un nuovo vettore, fa la cosa che probabilmente volete che faccia, cioè costruisce un vettore con capacità sufficiente a contenere tutti gli elementi e poi lo inserisce uno alla volta. Espande esattamente anche il codice lì che avreste scritto. Un vettore ha la responsabilità di liberare la memoria a cui si riferisce. Questa volta stiamo parlando appunto di memoria nella heap che viene allocata, e quindi quando il vettore non viene più utilizzato avrà la responsabilità di chiamare free e liberare la memoria. Questo in contrasto con una slice che invece si riferisce a memoria che sta da qualche altra parte e che quindi non ha responsabilità. Appunto, un vettore è utile quando dobbiamo gestire quantità di dati che non conosciamo in anticipo. Un vettore supporta un po' di metodi di utility che potete consultare a quella pagina lì della documentazione. Sono quelli che vi aspettate, cioè potete fare push, cioè aggiungere elementi alla fine, fare pop, cioè toglierli dalla fine. Potete svuotare completamente il vettore mantenendo ancora valida la locazione. Quindi a quel punto inserirne di nuovi non costerà quasi niente perché la memoria è già allocata. Potete prendere il primo e l'ultimo elemento e infine potete fare una cosa molto interessante. Potete prendere un iteratore e inserire i suoi elementi uno alla volta nel vettore, cioè fare un collect con una singola chiamata funzione. Vediamo un esempio qui che è un po' la motivazione per cui noi vogliamo questa integrazione tra i vettori e gli iteratori. Abbiamo una funzione di isPrime che ci dà un predicato, prende un numero e decide se il numero è primo o meno. E poi vogliamo iterare tutti i numeri da 1 a 100, usare un filter che rimuove tutti quelli che non sono primi, e poi collezionare questi elementi in un vettore. Se voi pensate a come avreste dovuto scrivere questo codice in C, avreste dovuto dichiarare prima un vettore vuoto, e se l'aveste fatto in Rust invece che in C, questo avrebbe dovuto essere mutabile. Poi avreste dovuto iterare i numeri da 1 a 100, per ciascuno chiamare la funzione, e poi se la funzione è vera avreste dovuto inserirlo nel vettore, altrimenti nulla, e quindi avreste dovuto scrivere un pochino più di codice. Appunto stiamo prendendo i numeri da 100, stiamo filtrando quelli che ci interessano e poi stiamo mettendo i risultati in un vettore. Questa sorta di sinergia tra le features è un po' quello che rende Rust comodo da scrivere. Quindi questo è un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto. Un array è semplicemente un blocco di memoria, contiene tutti i suoi elementi. Una slice fa riferimento a un blocco di memoria che qualcun altro gestisce, in questo caso questa slice fa riferimento alla memoria che è gestita da back. Invece back mantiene una locazione e può crescere o decrescere all'interno di questa o farne una nuova se ne ha bisogno. Bene, abbiamo... Sì. Perché la slice come parametro di prime c'era un commerciale? Sì,
Allora, perché qui stiamo prendendo in realtà non un intero direttamente, ma stiamo prendendo un riferimento a un intero. Questo ha a che fare con il modo in cui è definita filter, che richiede che noi implementiamo la funzione in questo modo. È essenzialmente sintassi, ne parleremo dopo. Ottima osservazione. Bene, proviamo a implementare first, così possiamo far interagire le funzioni con i vettori e vediamo un po' cosa succede. Si è rotto last. Cioè, cosa è successo? Abbiamo passato il nostro vettore via una funzione per un valore, e poi all'interno della funzione volevamo il primo elemento, quindi abbiamo restituito v0. Abbiamo costruito un vettore v, abbiamo chiamato la nostra funzione head e poi abbiamo provato a stampare da v. E qui il compilatore ci ha dato un errore. Perché ci ha dato un errore? Perché gli argomenti delle funzioni vengono spostati dalla loro posizione originale. Questo è anche il motivo per cui nel ciclo for, passando l'array direttamente al ciclo for, questo poi veniva consumato, non era più disponibile all'interno del suo scopo originale. Ci sono delle eccezioni, infatti ad esempio potete passare i numeri interi alle funzioni senza usare puntatori, per fortuna. Però resta ancora il problema, cioè dobbiamo capire dov'è che viene spostato questo vettore e che fine fa, no? Bene, il motivo per cui il vettore viene spostato è in realtà la feature più grande di Rust, la più importante, e cioè il cosiddetto checking dei lifetime e dei borrow. E questo richiede che noi possiamo dimostrare staticamente a compile time quanto vivono a lungo i valori nel nostro programma. Quindi cosa succede? Ogni valore in Rust ha una sua durata della vita, un lifetime, che è semplicemente un insieme di righe di codice per cui quel valore è accessibile. Lì alla riga 1 vediamo che stiamo costruendo un vettore. Stiamo costruendo un vettore e poi stiamo accedendo a uno dei suoi elementi alla riga 2. E questo possiamo farlo. Poi lo stiamo passando alla funzione drop alla riga 3 e questo causa che il lifetime del vettore V termini alla riga 3. Ciononostante, alla riga 4 possiamo assegnare a V un nuovo valore che inizia un nuovo lifetime. Appunto, quello che succede alla riga 3 è che il lifetime di V termina e quindi V viene rilasciato, viene droppato. Questo causa anche, nel caso del vettore, che la memoria a cui V punta venga rilasciata. E qui possiamo vedere che V e il vettore sono entità diverse, perché il vettore di per sé ha una durata della vita che termina alla riga 3, mentre la variabile può contenere un nuovo valore alla riga 4. Bene, perché ci serve poter dire qualcosa sui lifetime? Perché i lifetime sono un modo per dimostrare quando un valore è valido o meno. E le relazioni tra i periodi di validità di vari oggetti sono stabilite tramite due concetti, ownership e borrowing. Adesso vediamo l'ownership. Quando inizializzate un valore in Rust, questo avrà un owner, cioè qualche entità, che può essere una variabile o un altro valore in maniera ricorsiva, che è owner, cioè responsabile di questo valore. Quindi in questo esempio V è owner del vettore 3,7, ma la riga 2, V doppio, diventa owner del valore che prima aveva V.
e quindi noi possiamo adesso accedere a quel valore attraverso W, quindi noi possiamo stampare il valore di W, che è lo stesso vettore che abbiamo inizializzato prima, e alla linea 4 possiamo droppare W, quindi terminare sia lo scope, possiamo terminare il lifetime del valore. Appunto, il processo che succede alla riga 2 si chiama moving, cioè stiamo prendendo un valore e lo stiamo spostando da un owner a un altro. La ownership ci serve a stabilire relazioni di lifetime, e quindi quando un valore o una variabile viene droppato o esce dallo scope, anche tutti i valori o i valori che di cui questo è owner vengono droppati ricorsivamente, quindi tutta la catena viene liberata. Perché dovremmo appunto complicarci la vita così tanto? Perché questo ci dà una maniera molto pulita di esprimere i rapporti di responsabilità tra i vari valori che esistono nel nostro codice. Quindi in questo caso abbiamo sia la slice che il vettore che puntano alla stessa memoria, e rimane il problema di chi è la responsabilità di gestire la memoria. Beh, in questo caso la responsabilità è di VEC, perché VEC è owner di quella memoria, mentre slice si sta semplicemente riferendo a questa. Appunto, il vettore è owner degli elementi, la slice è in borgo, li sta prendendo in prestito. Bene, però ci fa un po' scomodo dover sempre spostare i valori. Noi vorremmo anche essere in grado di implementare la force, la funzione che stavamo prendendo prima. E detta così sembra che sia impossibile, perché ogni volta che passiamo un vettore a una funzione, questa se lo mangia. E quindi introduciamo un concetto che è quello di reference. Una reference è essenzialmente un puntatore, però è un puntatore con delle garanzie. In primo luogo è un puntatore non nullo. È impossibile costruire una reference nulla all'interno dei vincoli del Rust safe. In più è ridondante, quindi voi attraverso una reference non potete mai mutare un elemento, vi servirà qualcosa di più. Questo rinunciare alla possibilità di mutare vi dà la possibilità di avere più reference allo stesso oggetto, queste possono essere tutte attive allo stesso tempo e leggere dallo stesso punto. Inoltre, un'altra garanzia che le reference hanno è che una reference può essere, il lifetime di una reference può essere attivo solamente fin tanto che il valore a cui punta ha un lifetime attivo in quel momento e non viene spostato, quindi non viene mutato. Quindi questo ci garantisce che non esistono le reference nulle e non esistono le dangling reference. Quindi se noi abbiamo un vettore e prendiamo una reference a un suo elemento, noi possiamo essere certi che quel puntatore è sempre valido finché il compilatore me lo lascia usare. Però ogni tanto dobbiamo mutare gli elementi anche per puntatore, e quindi introduciamo il concetto di una mutable reference, che è in realtà una bestia un po' diversa, cioè è ancora un puntatore, è ancora sempre non nullo, ma questa volta possiamo scrivere attraverso una mutable reference. Questo implica che noi rinunciamo a qualcosa, e quello a cui noi rinunciamo è che questa volta queste devono essere uniche. Non potete avere due reference mutabili attive allo stesso tempo, allo stesso valore. In realtà, se voi avete una reference immutabile, non potete costruirne una mutabile. Questo ha una ragione, e la vedremo tra un attimo.
Ma appunto, se avete una reference immutabile, questo implica che nessun altro ha una reference né mutabile né immutabile attiva a quello stesso oggetto. E chiaramente fa quello che vi aspettate. Se voi mutate attraverso la reference, il valore originale cambia, cambia allo stesso modo. Bene, adesso che le abbiamo introdotte le possiamo usarle, e possiamo vedere che queste sono abbastanza comode nel momento in cui noi vogliamo gestire degli oggetti che non vogliamo necessariamente passare in giro per valore. Magari sono oggetti grossi, magari quello che vogliamo è proprio che i side effects si vedano da qualche altra parte. E quindi quello che facciamo è definire una funzione che prende un valore per riferimento mutabile, nel primo caso, e possiamo vedere alla riga, dalle righe 8 a 11, che noi prendiamo un riferimento mutabile a v e mutiamo, mutiamo il nostro array attraverso il riferimento due volte e ciascuna volta incrementiamo il valore di v0. Alla fine vedremo che il programma stampa 3. Questo è un po' comodo, un po' più comodo rispetto a un puntatore classico di C, perché non, come al solito non potete dimenticarvi di dichiararlo const, perché è default. E quindi se volete mutare attraverso una reference, questo appare molto chiaramente alla riga 8, voi state prendendo un riferimento mutabile al valore di. Qui ci sono due cose che chi ha un po' occhio potrebbe notare. A qualcuno viene in mente qualche cosa strana in questa slide? Allora, in particolare alla riga 8 abbiamo scritto let r uguale ref mute v. E cosa vuol dire? Allora r non è mutabile. E in realtà R di per sé è immutabile, è un riferimento immutabile a qualcosa che è mutabile. Quindi questo è la vostra const puntatore contro puntatore const in C. La seconda è che in realtà stiamo usando la stessa reference due volte senza che questa venga spostata all'interno della funzione. Questo perché? Perché in realtà quello che stiamo facendo è un borrow, cioè prendere in prestito un valore. E ogni volta che noi facciamo un riferimento a una variabile, stiamo prendendo in prestito quel valore. Quindi quando facciamo questo, il compilatore tiene traccia che noi, che il nostro borrow, che il valore a cui ci stiamo riferendo rimanga nello stato di essere in prestito a noi finché noi abbiamo un riferimento, e soprattutto da un riferimento noi possiamo tirarne fuori un altro. Quindi questa azione si chiama reborrowing ed è quello che ci permette di usare lo stesso riferimento più volte alla slide precedente. Usiamo R due volte da 9 alla riga 10 perché in realtà stiamo facendo del reborrowing, stiamo tirando fuori un riferimento due volte. Però non possiamo fare questa cosa in maniera completamente libera, dobbiamo sottostare alle regole di Rust, e le regole di Rust sono quelle del borrow checking, cioè che ogni volta che noi veniamo in prestito un valore il compilatore controllerà e dimostrerà che quel valore è valido ed è valido finché la variabile in cui lo teniamo è accessibile. Quindi, con il lifetime dei borrows, possiamo ottenere un certo rigore del codice che scriviamo. In particolare, il compilatore, se noi seguiamo queste regole, può gestire le risorse per noi. Noi non abbiamo scritto neanche una allocazione in tutta quella parte con i bytone.
perché il compilatore le inserisce per noi. In più, per noi è più facile ragionare su cosa fa il nostro codice, perché ogni volta che avete un puntatore e questo è mutabile, sappiamo che nessun altro può star leggendo quello che noi stiamo scrivendo in tempo reale. E soprattutto, ogni volta che noi abbiamo un riferimento, una reference immutabile, adesso siamo sicuri che nessuno ce la cambia sotto il naso. Infine, queste assunzioni permettono al compilatore di fare delle ottimizzazioni migliori. E adesso ne vedremo un esempio. Ma prima, vediamo perché ci serve controllare i lifetime. Ovvero, noi scriviamo una funzione, è essenzialmente simile a quella che abbiamo scritto prima, forse, che ci restituiva il primo elemento di un vettore. Ma questa volta il vettore è stato costruito all'interno della funzione. Quindi alla riga 2 noi costruiamo un nuovo vettore che ha un elemento, corretta 2, e poi cerchiamo di restituire dalla funzione un riferimento a questo primo elemento. Bene, questo codice in Rust non compila. Non compila perché il riferimento che noi stiamo tirando fuori dalla riga 3 è un riferimento alla variabile v, ma il lifetime della variabile v termina alla riga 4. E quindi, quando noi restituiamo questo, nel momento in cui noi restituiamo il riferimento, questo punta della memoria che è stata deallocata. Quindi Rust non ci permette di fare questo. E con questo controllo previene uno use after free. Questo è un po' più sottile. Queste due funzioni in C fanno la stessa cosa? Se lo chiedo, c'è un motivo. Quindi stiamo prendendo un puntatore a un intero e abbiamo un puntatore a un intero const b. Sommiamo al valore a cui punta a il valore a cui punta b due volte. Nella seconda funzione che io vi chiedo è uguale sì o no, abbiamo gli stessi parametri e adesso incrementiamo il valore puntato da a con due volte il valore puntato da b. L'ottimizzatore di GCC è in grado di ottimizzare la prima funzione della seconda, assumendo che sia un'ottimizzazione? In realtà no, non lo fa perché A e B potrebbero ancora puntare allo stesso valore, anche se B è const. E se B è const, noi potremmo pensare, quando scriviamo la funzione, sto leggendo due volte la stessa variabile, allora possiamo prenderla, moltiplicarla per 2 e aggiungerla una volta sola. Bene, abbiamo appena cambiato il comportamento della funzione modificando do something in maybe the same. Diventa molto difficile nel momento in cui i puntatori possono puntare alle stesse variabili, in particolare i puntatori mutabili, diventa molto difficile ragionare su cosa può andare storto nel nostro codice. In Rust queste due funzioni sono sempre equivalenti. E il motivo è la regola che vi ho detto prima. Se noi abbiamo un riferimento mutabile ad A, allora il riferimento a B non può essere allo stesso valore, perché i riferimenti mutabili sono esclusivi. E quindi un ottimizzatore da solo, senza il nostro input, può decidere che la funzione 1 può essere ottimizzata nella funzione 2. Quindi noi non dobbiamo pensare alla sottilizzazione, ma se anche ci venisse in mente di farlo, saremmo sicuri di non cambiare con questo il comportamento del programma. In particolare, la riga 10 e 11 di questo programma non compilano. Le funzioni sono entrambe perfettamente valide. I punti in cui chiamiamo le funzioni non lo sono se noi andiamo a violare le invarianti di Rust. Appunto, questo permettere ai riferimenti di essere allo stesso valore quando almeno uno di questi è mutabile
prima di tutto previene la possibilità di ottimizzare il codice e poi nasconde dei bug. Appunto, per questo si fa questo. Le reference mutabili sono sempre uniche e su questo non si fa compromessi. Sarete tentati, quando si parlerà forse due righe di unsafe, vi verrà detto, ha ragione, che in unsafe potete fare alcune cose che in generale in Rust non potete fare. Ma questa non rientra tra quelle, non potete comunque avere riferimenti alla stessa variabile se almeno uno di questi è mutabile. Non potete neanche toccare il unsafe, se lo fate è undefined, non si può. Ok, quindi ricapitolando, ogni valore in Rust ha almeno queste cose: ha un lifetime, ovvero una durata all'interno del programma in cui il valore è attivo, è raggiungibile da noi, e ha un owner, cioè qualche valore o variabile che ha la responsabilità di mantenerlo in vita, di riallocarlo se ce n'è bisogno, e in generale è un punto saldo di quel valore. In più possiamo avere riferimenti a valori attraverso esattamente una di queste cose, mai tutte e due. O abbiamo un singolo riferimento mutabile e nessun riferimento immutabile. Altrimenti possiamo avere un qualsiasi numero di riferimenti tutti immutabili e nessun riferimento mutabile. Esattamente una di queste. E queste regole ci servono, sono qualcosa su cui Rust non fa assolutamente nessun compromesso, ci servono per ottenere velocità, per ottenere sicurezza all'interno del codice che scriviamo e soprattutto a mantenere la nostra sanità mentale. Non dobbiamo mai pensare a cosa succede se i due puntatori sono lo stesso quando leggiamo da uno, scriviamo all'altro, scriviamo da uno, leggiamo all'altro. Non è più la nostra responsabilità pensare a cosa succede in quel caso. Quindi ancora una volta, o un riferimento mutabile o riferimenti immutabili, o shared, quindi condivisi, ma mai tutte queste. Grazie.